ragazzi, per questa video ricetta vi propongo un carré d'agnello in crosta di grissini con un cavolo nero spadellato. Carré d'agnello French rack, completamente pulito, senza la copertina e la paletta. Per prima cosa ci prendiamo cura del nostro carré d'agnello. Quindi, come vedete, completamente pulito, andiamo a prendere la porzione che saranno 3 costolette. Passiamo a rosolare il nostro carré d'agnello in padella con un po' di pico e di rosmarino. Una volta rosolato bene, ottenuto una bella crosticina croccante, andiamo a passargli esternamente un po' di senape. Una volta passato nella senape, andiamo a passarlo nel grissino. Andiamo a mettere in forno a 180-200 gradi per circa 7 minuti. Nel frattempo prepariamo il cavolo nero, spicchietto d'aglio, padella, si fa rosolare appena appena e andiamo a mettere il nostro cavolo nero da tostare. Manca veramente poco al nostro agnello, iniziamo ad impiattare, mettiamo il cavolo nero nel piatto, facciamo un bel letto per poi adagiarci sopra il nostro carré d'agnello. Quindi cavolo nero, il nostro agnello è pronto, un filo di sale, ovviamente Maldon e olio extravergine per lui.